L'azione coordinata di aerei, navi e mezzi da sbarco portano i fanti di marina americani, i mitici Marines, alla conquista di migliaia di isole nel grande oceano. Il 15 giugno i Marines sbarcano a Saipan, nelle Marianne. Chi non si arrende finisce bruciato o dilaniato. Si suicidano il comandante Saito e il comandante della flotta, ammiraglio Nagumo. Il 24 luglio gli americani riconquistano Guam e ricostruiscono la base aerea per bombardare Tokyo. Prossima tappa, l'attacco alle Filippine. Il 20 ottobre 1944, a Leyte, i giapponesi perdono 3 corazzate, 4 portaerei, 9 incrociatori. L'attacco alle Filippine viene diretto personalmente dal generale MacArthur. La marea americana non ha più argini. A Iwo Jima, nel febbraio del 1945, i Marines, meglio armati e coperti da un fitto cannoneggiamento navale, conquistano l'isola e vi piantano la bandiera stellata.